Ciao Noah, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Bene, Come va? tutto bene, tutto benissimo. Bene? Mi stavo chiedendo se le persone fossero, come dire, ancora contente di vedermi dopo la diretta di ieri sera, anche questa sera. Ma Fantastico. dai, che le No, persone ti amano. sono contentissimo di essere Dai, con voi questa poi tra sera. l'altro è una chiacchierata tra amici. Aspetta È che vado a vero. vedere dove siamo. È una chiacchierata tra amici, c'è una persona che si è collegata, non vedo chi è, c'ho il telefono impazzito. Ieri scriveva, ciao Maria Teresa, ieri scriveva in giapponese, non lo so, però ho detto per un attimo, pensate a non riuscire più a vedere il telefono. Ha cominciato a fare delle scritte tutte in giapponese. Boh, vabbè. Non riuscivo a Simpatico, spegnerlo, non riuscivo più a fare simpatico. niente, non riuscivo a fare niente. Ciao Alfredo, Roberta, ciao Barbara. Ciao a tutti. Sono io che picchio sul tavolo con la manina, non è che sono manifestazione, è vero, qua che giocavo con la mano. No, però penso che le persone siano felicissime di vederci soprattutto insieme. Sì, facciamo una chiacchierata molto tranquilla questa sera in amicizia, stiamo un po' insieme, un po' di compagnia. Esatto. Lo dico adesso, io poi non ci sarò fino a settembre. Vi libererete per 2 mesi di me e poi invece ci rivediamo ancora tutti i martedì a settembre. Quindi stasera veramente serata di amicizia, condivisione, domande, risposte, tutto quello che sono i percorsi, tutto quello che è la medianità. E senti, come sta il bimbino? Bene, Siamo bene, bene, bene. Ormai ci siamo quasi, ormai ci siamo Ormai ci quasi. 7 siamo quasi, vero? agosto è il Quindi, termine, quindi mamma mia, scalpita. è volato il tempo, è stato velocissimo, quindi c'era da dare la notizia poi in diretta, vero? Assolutamente, assolutamente. Lo porterò in diretta, quindi Battesimo, battesimo battesimo, sorpresa, fantastico. battesimo, Così assolutamente. vedremo tutti Edelino, che invece non si chiamerà Edelino, però io da 9 mesi sto dicendo chiamatelo Edelino. Tutti sanno Però ormai che si chiama Edelino, quindi in realtà infatti no, non sarà il suo nome, però. non sono riuscita a traviarlo, quindi non si chiamerà così, però siamo tutti in attesa di conoscerlo veramente. Veramente. Gemma, ciao Edel cara, ciao Noah. Ma tanto tempo senza vedermi. Sì, però ci sarò sempre in realtà. Ho il tempo, in realtà non è che vado in ferie, ragazzi, lo sa il mondo che io continuo a lavorare. Però ecco, prepareremo tutte le nuove dirette, quindi che dire, cercherò di farvi un po' di sorprese. Ciao Antonella, ciao Antonella, un bacio. Carolina, oh, c'è anche il nostro Giampaolo. Ciao Ciao Giampi! Giampaolo, ciao Antonio, un abbraccio. Allora, eccoci qui. Stasera io e Noah volevamo parlare di quello che è la conoscenza del sé e quindi quello che riguarda, perché nei vari argomenti, quando si parla di corsi, quando si parla di quello che è la conoscenza, il percorso verso la medianità. Tante volte dimentichiamo degli step che sono delle basi, dove chiaramente la parte fondamentale è la conoscenza del sé. Noah lo sa bene, però tante volte è anche bello dare delle spiegazioni che sostanzialmente vengono date durante i corsi, ma è anche giusto invece per chi chiaramente ascolta e vuole crescere, vuole sapere, la curiosità è sempre meravigliosa. E quindi parleremo veramente di quello che è anche questo aspetto, che è un aspetto molto importante. Wow, guarda, guarda che bello sto messaggio, guarda, guarda che vado a cercare il nome subito. Wow. È già famoso. Fantastico, Però devo fantastico. dire che sarà il primo bimbino che effettivamente
presenteremo un bridge e quindi sarà colui che forse aprirà. Ania, la maglia colorata, sì, non posso metterla nera, altrimenti Gaetano mi dice di non Ho continuare a usare compensato nero. io questa sera, Vero, vero, tranquilla. ci siamo divisi i colori. Gemma, anche a casa mia aspettiamo un bimbo. Che bello. Se Dio vuole nascerà a febbraio. Bello, piccolo Fantastico. miracolo. Sì, Maria Grazia. Eccola qua. Ciao Maria Grazia. Sì, lo battezziamo. Quindi quando Edelino, che poi non potremo più chiamarlo Edelino, Avrà il suo nascerà. nome, spero. Vabbè, ma dopo 9 mesi che lo chiamo Edelino, insomma, secondo nome. Mettiamo la maglia con la stampa. Edelino. Delino. No, dai, sarà fantastico, veramente. Stiamo attendendo e ormai manca pochissimo. Grande E poi? emozione, vero? Sì, veramente tanto. Poi cominceremo a vederti con le occhiaie fin qua, se non dorme comunque. Spero riusciate a sentirmi durante le dirette se non piange, quindi cercherò di urlare con il megafono, però insomma cercheremo di fare il possibile, Sì. ecco. È un bambino, non è che dobbiamo stare Normale. qua, come dire, ciao Gabriella. Gabriella, ho avuto il piacere di conoscerla a Palermo. Come dire, è un bambino, anche se lo sentiamo piangere, figurati, sarà meraviglioso invece. Partecipa anche lui a quello che è la diretta. Allora, la conoscenza del sé. Sì. Quelli che sono i percorsi, entriamo nella dinamica della serata. Quando mi hai detto che volevi parlare della conoscenza del sé, ho Sì. fatto riferimento un po' a quelli che sono i discorsi che di solito, come dire, affronto sempre durante le dirette ed è un qualcosa che mi piace veramente approfondire questo, perché penso che da quel punto, dalla conoscenza di se stessi, quindi il sapere chi siamo, penso che sia la domanda che fa partire quello che è un vero e proprio percorso, perché già porsi la domanda significa che si sta facendo una piccola ricerca e si va in cerca di quelle che sono le risposte. E pian piano iniziano i passi, iniziano i movimenti, ma è proprio il principio. Dal mio punto di vista, per quello che è stata la mia esperienza, ecco, personale, io posso dire che da lì partono una serie di discorsi che poi via via ci portano ad approfondire quelle che possono essere le varie situazioni e iniziare a porci da lì altre domande. Passo dopo passo, perché in realtà diventa proprio come dire, un cammino che si va a costruire mano a mano. Non più tardi di ieri sera durante la diretta ho detto questa cosa che per me rappresenta una verità, no? Quindi penso che la verità sia poi il fondamento di quella che è una conoscenza fatta poi anche di sperimentazione, perché di per sé noi diciamo che la verità in realtà viene da una conoscenza, però bisogna sempre sperimentarla. Quello che dico sempre alle persone è che oltre a lasciare una vera e propria conoscenza, senza sperimentazione per noi non è concretezza, quindi non può diventare verità. E penso che la verità sia che per ognuno di noi esiste quello che è un percorso spirituale e penso che per ognuno di noi possa assumere delle caratteristiche differenti. Caratteristiche differenti che variano a seconda di quella che è la nostra anima, a seconda di quello che è la nostra inclinazione, a seconda di quale percorso e quali domande noi facciamo noi stessi, no? E non è detto che magari il mio percorso spirituale sia uguale a quello di qualcun altro, ma anzi, assolutamente no, perché siamo tutti diversi. E tutti abbiamo delle caratteristiche differenti. E questa è la cosa magnifica perché ci identifichiamo nelle nostre caratteristiche, con le Vero, nostre emozioni. Ciao vero, stavo leggendo la domanda di Petra. Petra. Buonasera Petra, che chiede appunto come approfondire la conoscenza del sé, intanto che non può fare un corso specifico. Oddio, testi che so io come conoscenza del sé, per come la intendo io, onestamente devo dirti. Non so, conoscenza del sé volta, come diceva anche Noah, a
capire della nostra anima, a capire come vibra, a capire come, quindi una conoscenza molto approfondita che ci possa permettere sostanzialmente di capire la modalità di comunicazione, che poi è da anima, quindi è un po' come parlare una lingua straniera e sapere solo qualche parola pretendendo di comunicare alla perfezione, quindi una conoscenza del sé, ma io non so, no, se tu, però ecco, come conoscenza intendo veramente il percorso che facciamo su noi stessi. Allora, diciamo che sì, quando noi parliamo di conoscenza del sé andiamo ad approfondire quel tema, però principalmente nella conoscenza di se stessi si parte sempre dalla base del mettersi in ascolto di se stessi, perché principalmente quello che dobbiamo ritornare a fare è riprendere a comunicare con noi, ma con noi inteso con la nostra anima. Dal momento in cui noi iniziamo a chiederci che cosa siamo, quindi che effettivamente... Chi c'è dietro, diciamo, a questo io che ci portiamo dietro tutti i giorni nella nostra vita, nella nostra routine, nella nostra consuetudine? Iniziamo a scoprire che c'è un'anima, quindi c'è un'anima dotata di quella che può essere una volontà, di quella che sono delle emozioni, perché tante volte magari ci accorgiamo di intraprendere una strada o un determinato percorso che non corrisponde esattamente ad una nostra vera e propria volontà, non sentiamo l'aspirazione, ma dobbiamo farlo a tutti i costi. In quel caso stiamo interpretando un qualcosa che non è un'esigenza della nostra anima, ma è una volontà del nostro io che si sta muovendo rispetto a quella direzione. Quindi conoscere se stessi prevede il fatto di mettersi in ascolto. Mettersi in ascolto, ma con che cosa? Principalmente con quelle che sono le nostre sensazioni. Quindi la modalità con la quale noi dobbiamo, come dire, rapportarci alla nostra anima è proprio una modalità cambiando la nostra lingua, quindi cercando di cambiare la nostra lingua adottando quelle che possono essere delle sensazioni. Dobbiamo ascoltarci a livello emozionale, dobbiamo ascoltarci a livello di percezioni. Ecco, quindi il muoverci verso noi stessi in questa direzione significa iniziare a rapportarci a noi stessi con un linguaggio che è diverso rispetto a quello che noi facciamo tutti i giorni. Non lo possiamo fare attraverso la nostra mente, perché in realtà andremo solamente a darci delle risposte che sono già fatte, sono già costruite. Quindi diciamo che come consiglio, ecco, di lettura, tutto ciò che riguarda quello che può essere, diciamo, un approfondimento di quelle che sono le nostre percezioni extrasensoriali, potrebbe essere già un qualcosa di adeguato, perché in questo modo ti porta, diciamo, come dire, ad ascoltarti. Quindi ti porta in una situazione di ascolto e di sviluppo di Una quelle che possono essere le sensazioni. modalità molto importante è la meditazione, comunque, quindi io mi avvicinerei in quel modo. Perché la meditazione ti porta in connessione con te stesso, ti porta in proprio. Poi è vero che uno deve saper meditare, però ci sono delle meditazioni così meravigliose oggi, guidate e poi non guidate, quindi solo musica, che ti tolgono un po' da quello che è tutto l'esterno e ti porta poi realmente in connessione con te stesso più in profondità. Credo che sia un'ottima modalità ricordarsi di se stessi. E quindi è prima di un libro, forse, che poi un libro è qualcosa di scritto, ma non sentito, non... qualcosa che non detto che lo leggi ed entra, la modalità invece del ricordarsi di se stessi, del riuscire a ritagliarsi anche magari in mezz'ora per sé, dove non c'è nient'altro, per chi non riesce a meditare e rilassarsi, guardare la natura, il entrare in connessione. Penso che sia già una strada che ti incammina verso quello che è, perché comunque conoscenza del sé richiede anche una mente tranquilla, cioè parlare di conoscere se stessi, però essere presi con tutte le cose che ci circondano, con tutti quelli che sono i nostri impegni e preoccupazioni e lo stress che abbiamo.
diventa difficile. Quindi quanto ci ricordiamo di noi, quanto ci ricordiamo che effettivamente esistiamo, quanto ci ricordiamo che occupiamo uno spazio, quanto ci siamo con noi. Ecco, mi è saltato cellulare, fantastico. Quanto ci ricordiamo di noi per poter dire come fare, ma ancora prima del come fare, ancora prima. Effettivamente, quando è il tempo per me? Quando è il tempo dove mi ricordo che esisto, ancora prima di dire voglio bene a un'altra persona? Quanto mi amo? Perché conoscenza del sé vuol dire anche amarsi, ma in concreto, no? Se dovessimo fermarci e soppesare le cose, dovremmo renderci conto che spesso e volentieri abbiamo davanti tutta una lunga serie di cose, persone, impegni, e poi alla fine ci rendiamo conto, tante persone ad esempio mi dicono, ma io non ho tempo per me, ho capito, però se non hai tempo per te, fondamentalmente ti chiedo perché non te lo prendi, no? Ci sentiamo sempre insostituibili, ma poi quando capita qualcosa ci rendiamo conto che il mondo va avanti da solo. Io non ho mai visto che il mondo si è fermato. E allora, prima ancora, Petro, ti direi quanto ti ricordi di te, quanto ti ami, quanto in una giornata, 24 ore, hai 10 minuti, mezz'ora per dire ci sono anch'io e prendo il mio tempo. Al di fuori del mondo, delle persone e per cominciare quello che è un percorso, perché nasce da qui, non è che nasce da tante cose. I libri ci possono fornire un'idea, ma poi se non ci siamo noi, manca la parte importante. Quindi dovremmo ricordarci, ancora prima di parlare dei percorsi, ancora prima di parlare delle comunicazioni con l'altro, ancora prima di parlare anima, effettivamente quanto ci vogliamo bene, quanto ci amiamo, quanto ci ricordiamo che esistiamo anche noi. C'è una bellissima domanda per te, adesso te la vado a prendere. Cecilia che dice wow, e del Carisco stasera in blu. Questa sera però, cioè. Allora, aspetta che te la cerco. Chiede sostanzialmente Sì. se avverti l'anima del tuo bimbo, dell'Edelino. Prometto che smetto di chiamarlo Edelino perché mi sa che se non lo smetto Adesso fra adesso, un po'. poverino, lo mando in confusione. Fra un po' si chiamerà Edelino Guarda, per tutti. guardala. Vado a vedere se trovo chi l'ha scritta, non so perché. Questa è una bella domanda. Era meravigliosa. Allora, in realtà mi è capitato di avere una percezione che ci sia un qualcosa di nuovo, un qualcosa di strano in giro. È proprio stata una percezione di un istante, in realtà. Però mi ricordo che quando ho percepito questa vicinanza mi ha emozionato veramente tanto. E mi ha portato subito a orientarmi in quella direzione, cioè il fatto di pensare immediatamente che potesse essere l'anima di mio figlio, ecco. E quindi, ma proprio per l'emozione, per quello che mi ha dato in quel momento, è stata veramente una frazione di secondo. È stato in un momento in cui non stavo in realtà cercando di percepire nessuno, quindi qualcosa di totalmente scollegato da quello che potesse essere, diciamo, come dire, un pensiero piuttosto che. Non era mia intenzione, però la percezione che ho avuto è stata questa, proprio per un istante, e la cosa mi ha emozionato particolarmente, veramente tanto. Ci sono diverse persone che ti fanno gli auguri per il bimbo. Grazie mille, grazie a tutti. Allora, come io non vedo i nomi, non so il nome, come Ok. si può distinguere se ciò che si vede o sente è davvero medianità o suggestione? Beh, allora vado io. Tu vai che poi io Ok. aggiungo. Intanto faccio la siesta. Principalmente si distingue proprio per il fatto, io prima ho fatto un esempio, no? Quando mi è stato chiesto se ho mai sentito o percepito l'anima di mio figlio. Beh, in quel momento ho
sconfutato qualsiasi situazione del fatto che magari potesse essere la mia mente orientata a, quindi ho iniziato a farmi delle domande rispetto a quello che percepivo in quel momento e quindi ho iniziato a distinguere che quello che ho percepito e ho avvertito fosse effettivamente reale rispetto a. La differenza tra quello che può essere suggestione rispetto a una percezione vera e propria sta proprio nel fatto anche dell'intensità, della modalità con la quale si sente, della modalità nella quale ci si mette in ascolto rispetto a quella che è la sensazione che noi sentiamo. Tante volte, ecco, cerco sempre di farmi questa domanda e cerco sempre di pormi effettivamente un filtro e una condizione, il capire il quanto e come mi sto mettendo in ascolto, in che modalità. Lo sto facendo nel modo corretto. Ho qualche situazione che cerco di lasciarmi alle spalle tutte quelle che possono essere, diciamo, come dire, delle situazioni di preoccupazioni, dei riflessi miei. Ecco, parlavamo con Edel appunto del discorso di riconoscere e di avvicinarsi a quelli che siamo noi stessi, e possiamo dire che questo avvicinamento prevede anche il fatto di forse approfondire determinate conoscenze di noi che magari lasciamo molto superficialmente. Quindi tante volte succede che ci si presentano delle situazioni dove sono dei riflessi di noi stessi rispetto a quello che può essere una sensazione che noi proviamo in quel momento. E saperla riconoscere già ci aiuta ad allontanarla e l'averla, come dire, in un certo senso risolta. Oppure se si tratta di una preoccupazione anche perdonata, è quello che effettivamente ci dà, come dire, un'ottica e una visione diversa rispetto a quella che è la sensazione che noi sentiamo. Quindi suggestione, medianità, la differenza la fa la profondità di quello che io sto sentendo in quel momento. Allora, è chiaro che percepire una persona è molto diverso dalla suggestione ed è chiaro che un lavoro è un percorso che va ad assottigliare quella che è la sensibilità. Quindi un lavoro a livello psichico fatto in una modalità profonda, fatto di esercizi che servano ad aprire veramente quelle che sono le percezioni, facendo quello che è un percorso di sviluppo psichico, e quindi lo sviluppo psichico e lo sviluppo dei sensi, per intendersi, serve sostanzialmente creare una base dove si comincia a capire cosa è l'energia, come la si percepisce. E le persone che stanno con me capiscono la differenza delle varie tipologie di energie ed è chiaro che intanto la modalità di connessione, quindi comunicare con il mondo spirituale richiede sicuramente uno stato alterato, dove però si sente la presenza di chi vuol comunicare. Spesso i segnali sono a livello fisico. Le sensazioni, il corpo ci parla quando comunque avvertiamo qualcuno vicino a noi, è molto importante in quel momento che la mente sia quieta e che i nostri sensi siano così estesi da poter sentire. E c'è veramente il sentire, il percepire quello che è la presenza di un qualcuno che vuol comunicare. Quindi è un percorso che chiaramente, come in tutte le cose, praticandolo, farà sì che riusciamo effettivamente a capire quando c'è qualcuno che vuol comunicare. Lecito chiedere solo l'inizio. È una domanda che io ho visto che si fanno tutti, solo quando riescono a capire le modalità dello sviluppo, Noa sa che io continuo a dirlo, è un percorso di crescita. Sono tutti medium? No. Chi nasce può essere già un ingegnere? No. Dovrà fare un percorso di studio su se stesso. Ci metterà il tempo che occorre, non basterà una vita, ne occorreranno due, tre, quattro. Chi lo sa? Non siamo noi a poterlo dire. Ognuno di noi un giorno avrà questa conoscenza, questa consapevolezza di poter comunicare. Quindi diciamo che partiamo con l'essere delle ottime persone che hanno percezioni molto estese.
nelle percezioni estese, chi ha quel quid in più riesce a comunicare col mondo dell'altro. Aspetta. In realtà non si cancella niente, non possiamo cambiare niente, tutto ciò che nel passato resta. Impariamo a vivere giorno per giorno, perché poi in realtà è quello che abbiamo. Guardiamo avanti, ma non avendo così tante sicurezze, potendo dire non trovi risposte, perché come ho appena detto non sono domande alle quali puoi dare una risposta sotto un aspetto mentale, è un discorso di sentire, ma in fasi di dolore, soprattutto elaborazione del lutto, spesso e volentieri è difficile. Quindi dobbiamo ancora una volta avere amore per noi stessi e avere il tempo che le ferite ci diano un pochettino di respiro per poi cominciare a capire ciò che effettivamente possiamo fare. Allora, parlano dal Cerchio Firenze 77. Penso di aver dimenticato me stessa da un po'. Carolina Cavallaro, il tramonto per me, meraviglioso. Petra, grazie Eder, hai fatto centro. Oh, dopo gli attacchi di panico faccio tanta fatica a meditare e ti credo. È normale, è una cosa molto, molto normale perché ci si chiude, si rimane sempre ad un livello di, come dire, molto vigile, quindi è difficile poi riuscire a trovare una condizione dove ci si possa veramente mettersi in ascolto. Ma anche perché gli attacchi di panico sono è un terremoto interno che si scatena, che cerchi di controllare. Più lo controlli, più diventa cattivo e ti fa vivere dei stati d'ansia a un livello così alto che no, come fai a meditare? Questa cosa un po' si ricollega, se vogliamo, anche un po' al discorso di prima della sensazione del dolore, perché quando attraversiamo un dolore molto forte è veramente difficile, se non quasi impossibile, riuscire a metterci in ascolto. Dobbiamo darci il tempo di, come dire, di trovare un giusto equilibrio, di riprendere in mano quello che è il nostro equilibrio, perché comunque è normale. Quello che dico sempre è che viviamo in un piano fisico, stiamo facendo un'esperienza fisica, perciò le emozioni di una sorta o dell'altra comunque sono emozioni che noi proviamo su di noi e comunque sono emozioni che noi dobbiamo attraversare. E in ogni situazione dobbiamo cercare di, come dire, di entrarci dentro e di darci il tempo necessario, proprio con quello che diceva anche del prima, il discorso dell'imparare ad amarci è veramente fondamentale. Proprio per ritrovare un po' questo equilibrio, quindi darci il tempo anche di vivere il dolore, anche di soprattutto di cercare di superare anche quelli che possono essere degli attacchi di panico, come in questo caso. È normalissimo. Sì, comunque stavo pensando agli attacchi di panico e stavo pensando come poterti aiutare, Anto. Sono andata a cercare il tuo nome, l'ho trovato. Allora, ricorda una cosa, gli attacchi di panico riuscirai a sconfiggerli il giorno che la tua mente riuscirà a non temerli, ma soprattutto a non porre l'attenzione. Ed è vero che quando arrivano, cioè si blocca tutto,
ma contrastarli spesso e volentieri li rende più forti, perché contrastare un attacco di panico vuol dire far sì che la sensazione che vivi, non so che sensazioni vivi con l'attacco di panico, però spesso non si riesce a uscire di casa, spesso si ha paura di star male, spesso una delle modalità è cercare veramente di ignorarlo e non di combatterlo, è una delle strade migliori, quindi quando ti arriva, cerca di pensare qualcosa che ti possa far distogliere quello che è l'attenzione sull'attacco di panico, perché in quel momento sei completamente concentrato in quello e quindi gli dai forza. Il fatto di riuscire ad ignorarlo piano piano te lo fa quietare ed è anche ciò che ti porta verso la strada del cominciare a diradarli. Prova, poi magari mi fai sapere. Allora, c'è Kevin lì con voi? Aspetta, devo tornare indietro, scavalcato tutte le domande. E stanno scrivendo delle cose su di me, ma non le leggo. Grazie Antonio. grazie che scrivete di scrivere il nome, perché sto facendo fatica a capire le domande. Maria Teresa, non sono magica. È venuta in me. Com'era quella canzone là? Magica, magica. Ciao. Edel. Questa è una grande verità. Vero. Vero. Sì, è verissimo. Vero. Ed è meraviglioso anche, aggiungo, perché veramente iniziamo a capire quanto infinitamente piccoli in realtà possiamo essere. Io ho letto questo messaggio, però adesso non so se per Kevin intendi qualcuno che vuole comunicare dal di là. Io e Noah, per una scelta nostra, personale, ognuno credo che decida poi come potersi muovere, non amiamo fare comunicazione in diretta, diverso dalla dimostrazione pubblica. Però non. Per quanto mi riguarda, non posso parlare a nome di Noah, credo che No, ma a chi viene anch'io. a comunicare debba essere dato il tempo corretto. Quindi, Esatto, ma questa condivido. è una deformazione mia che ho a causa dei miei studi, dove io non riesco a fare le cose così veloci. Oggi San Luigi e vorrei portare gli affettuosi saluti a mio papà. Tanti auguri. Ho perso, cioè non, tu li vedi i messaggi? No, perché non ho aperto Facebook, sai. Quindi. Allora, intanto ti metto questa. Intanto. Ania, ciao. Ciao Ania, come hai fatto a vedere il nome C'è scritto sopra. te? No? Ah sì. Ok. Aiuto. Sulla meditazione sono autodidatta e ho capito che è la base di tutto, perché la sento menzionata in ogni dove. Al momento faccio così, seduta a gambe crociate, con la testa leggermente abbassata, mi concentro sul respiro e quando un pensiero mi distoglie ritorno sul respiro. Cerco di stare così il più possibile. Può andare bene? Scusa, stavo andando a vedere altre domande. Beh, io direi che intanto è un buonissimo inizio perché. Comunque ti concentri sul respiro e cerchi di distogliere quelli che sono i pensieri della tua mente. Ecco, se ti posso solo dare un consiglio sulla mente è non forzarla, cerca di rendertela amica. Ecco, non è possibile, e tante volte si dice anche in quello che possono essere i percorsi di tipo spirituale, di come dire, bloccare, contrastare la mente, lavorare sul nostro ego e distruggere il nostro ego. In realtà non è neanche tanto quello, è proprio cercare di capirli e di renderli amici, cercare di farseli piuttosto alleati, ecco. C'è una mia carissima amica che dice che la nostra mente, e questa è una cosa bellissima, è geniale, è come un, lo dico spesso, è come un,
un condor, ecco, diciamo che si vola sulla nostra testa, lasciamolo volare sulla nostra testa, ma non diamo a lei la possibilità di farci il nido. Allora, devo rispondere a questa signora che tra l'altro lei sta aspettando che lo chiami, però io sono in giro per lavoro e ho dei tempi. Caterina, non mi amo, forse non mi sono mai amata. Poi tu hai scritto amo il profumo della corteccia dell'albero, amo l'odore della pioggia, aspetta che ce n'è un altro pezzo. Poi torno indietro, c'è una domanda per te. Amo il profumo. Allora, amo il profumo della pioggia, amo toccare la corteccia dell'albero che riesce a farmi penetrare là, sua linfa nelle vene. Amo il profumo di una candela perché sprigiona l'odore di serenità, ma non amo me stessa. Allora, sicuramente il dire non amo me stessa, a causa di una grande sofferenza. Le grandi sofferenze portano tante volte a far sì che perdiamo quello che è l'amore o l'interesse per ciò che per assurdo possa essere la vita, non riusciamo a capirne più il motivo. Spesso e volentieri riusciamo a essere, come dire, sopraffatti da ciò che stiamo vivendo fino a avere la difficoltà di vedere la luce. La luce è intesa come ciò che ci può portare gioia nella vita. Però tu parli di amore, ami tra l'altro il profumo della pioggia, è un profumo buonissimo, anch'io amo il profumo della pioggia, amo ascoltare la pioggia, amo i temporali, ad esempio, quando ci sono i tuoni. E poi parli della corteccia dell'albero e gli alberi, lo sapete tutti, hanno una grandissima energia, è fortissima l'energia dell'albero, così radicato nella terra. E da ciò che tu scrivi, non si direbbe che non ami, parli di amore, parli di cose così profonde. Avresti potuto dire amo le cose più banali, invece parli di pioggia, corteccia, la linfa nelle vene. Credo che tu abbia un gran dolore, che questo gran dolore ti schiacci fino a farti perdere. Penso questo, Caterina, ma c'è una parte di te, di ciò che scrivi, che invece fa sentire dolcezza e sensibilità. Adesso torno indietro perché c'è una domanda per te. No, che tipo di sensazioni provi quando entri in comunicazione con i trapassati? Come li percepisci? Allora, sembrerà un po' banale, ecco, però la percezione è sempre un po' diversa, rispetto a ognuno di noi. Io le avverto dietro di me, le avverto innanzitutto, principalmente con un forte senso di entusiasmo e di amore. Quindi questa è la prima sensazione che ho. E quando le avverto veramente carichi di emozione nel venire a comunicare, quindi è proprio un'energia che sprigionano fortissima. Le avverto, le percepisco con quelle che possono essere le sensazioni. A volte, ad esempio, in scrittura automatica, quando non ho la possibilità come dire, di percepirli e non sono molto vigile in quel senso. Li sogno, a volte li vedo, a volte percepisco qualcosa di loro, della loro presenza, della loro vicinanza, ma in una fase molto un po' più dormiente. Invece, per quanto riguarda il discorso del contatto di per sé, proprio li avverto come una sensazione, come avere qualcuno a fianco che mi inizia a comunicare, mi inizia a dare delle emozioni, mi inizia a dare delle sensazioni, e da lì parte quello che è il contatto, ecco. Proprio a livello di emozione, a livello di sentire.
c'è ancora Anto che dice: non lo percepisco, mi ritrovo in un vortice che mi blocca. Sono 3 anni che non esco da casa, infatti, perché le crisi di panico bloccano e stranamente ci si sente al sicuro nel posto che noi amiamo, però come si esce di casa si scatenano. Provano un po' di attenzione, perché è una delle modalità quando ti arrivano, prova a pensare a qualcosa che ti può piacere o fare qualcosa che ti occupa la mente. Per assurdo, lavoro a maglia, non lo so, cose che veramente ti debbano occupare la mente e che quando arrivano tu possa non porre così attenzione. Allora, Anche il respiro con gli attacchi di panico è molto importante. però quello lo devi fare con qualcuno. E riuscire a controllarlo. Lo devi fare con qualcuno, però non da solo. Allora, questa qua mi piace. Sara, ma perché quando si inizia a studiare e a formarsi sul mondo spirituale si va in confusione? Quali sono le basi importanti? Allora, questa la becco io, visto che insegno. Allora, Sara, intanto, quando si inizia a studiare e informarsi sul mondo spirituale, bisogna capire cosa intendi per studiare. La medianità è qualcosa di estremamente semplice. E adesso le persone diranno: Ida è impazzita. No, non è vero. Oddio, boh, non lo so. Però è qualcosa di semplice che la nostra mente però ci fa vedere in un modo articolato. Ma siamo sempre abituati a complicarci la vita noi e siamo meravigliosi nel complicarcela. La verità siamo noi, perché ognuno di noi ha un'anima, quindi il mondo spirituale ci appartiene da prima che venissimo qua, mentre siamo qui, quando torneremo nell'aldilà, sostanzialmente parliamo di noi. Sempre vero che ancora prima di avere quella grande attenzione sul mondo spirituale, dovremmo avere l'attenzione anche sul mondo nel quale viviamo. Siamo qui per quello, Quindi tante volte incontro persone che sono più attirate dall'oltre, ma non guardano quello che è l'esperienza che vivono, dimenticando che certo sono in un corpo fisico, ma nello stesso tempo sono anime che vivono un'esperienza fisica. Quindi, per ritornare alla risposta, bisogna capire cosa intendi per iniziare a studiare, in che modo. Come dicevo prima, c'è una base dove effettivamente vanno fatti degli esercizi. Guarda, c'è tutto un filo conduttore sostanzialmente, che ti porta. E non è vero che si va in confusione, basta che tu come dire, ti affidi a persone che sanno esattamente la strada. Poi, se parliamo di tempi, ognuno di noi ha dei propri tempi. C'è quello più veloce, quello più lento, ognuno di noi ha i propri tempi. Ma in realtà è vero che se tu cerchi informazioni e poi alla fine si crea tanta confusione. Iniziare a informarsi sul mondo spirituale, secondo me, vuol dire conoscere quella che è la base, l'ho spiegata prima. Vuol dire impegnarsi, tante persone vogliono comunicare col mondo spirituale, ma non si vogliono impegnare e qui andiamo male perché imparare a comunicare con l'anima non è vero che si fa in un corso di 2 giorni, è impossibile se vogliamo uscire da quello che è il campo dell'illusione. Occorre amore per noi, amore per la nostra anima. Occorre dedizione, tempo, pazienza. Non dobbiamo continuare a giudicarci. Tante persone continuano, ecco, non ci arrivo, quella là più brava. Sembra di essere a volte all'asilo perché ci si guarda l'un con l'altro, quello lì, quello là. Non è né quello lì né quello là. Siamo noi stessi con la nostra anima che impariamo a conoscerla. Non abbiamo un tempo che scade dove dobbiamo dire: devo per forza fare il master velocissimo perché se no ognuno di noi ha il proprio tempo. E quindi ci sono delle linee precise che ti insegnano, ma bisogna essere accompagnati. Credo tanto in questo.
Allora, è Se sotto uno. posso aggiungere un attimo una cosa, Dipende. perché no, è una mia esperienza. È una mia esperienza che ho avuto nel passato, nella mia adolescenza. È un qualcosa che un po' mi ritrovo un po' in quello che dice Sara della confusione, perché nell'adolescenza, quando ancora non sapevo, non avevo capito in realtà di interessarmi alla medianità, era proprio qualcosa di completamente al di fuori. Cosa ho fatto? Ho iniziato a cercare ovunque, a destra, a sinistra, oriente, occidente, qualsiasi testo, qualsiasi cosa, qualsiasi situazione. Mi sono ritrovato veramente in uno stato di confusione dove non Hai sapevo ascoltato me. dove andare, non sapevo veramente dove andare. E a un certo punto ho detto, vabbè, insomma, mi sono un attimo arrabbiato, ho mollato tutto lì. E poi dopo un po' mi sono guardato indietro e ho detto, ok, però adesso tutto quello che ho preso, tutto quello che ho capito, eccetera, cosa me ne faccio? Sto bene lo stesso. E quindi quel momento di confusione è diventato in realtà un prendere consapevolezza che non aveva senso riempirsi, ad esempio, la testa di tantissime informazioni che non avevano in quel momento per me una reale, come dire, necessità, perché ancora non avevo ben definita quale fosse la. Come dire, quale fosse la meta, quale fosse l'obiettivo, quale fosse il principio, che poi in realtà non l'ho neanche poi definito io, perché se proprio vogliamo andare a vedere la cosa, è quello che ti capita. E come diceva Edel, è un qualcosa che non ha un tempo, non ha un tempo, è veramente un percorso che è personale e per ognuno è diverso, come dicevamo anche all'inizio, come ho fatto quell'esempio, che i percorsi spirituali sono diversi per ognuno di noi perché noi siamo diversi. E questa è la nostra bellezza. Quindi Vero. le basi per ognuno sono proprio diverse. Sono diverse. Dillo che sei rimasto illuminato quando mi hai incontrato. Quello è ovvio. Posso dire che già lo chiamo Edelino, quindi no, dai, no. L'ha detto ufficialmente, ragazzi. Allora, se non gli passiamo il primo nome, lo passiamo al secondo nome, Lo chiamo Edelino. Edelino sulla maglia. Ecco, Ah, quindi sulla maglia lo chiamo Edelino. Dopo vediamo. vabbè, mi Dobbiamo ero ancora illusa. decidere. Dobbiamo ancora decidere. No, poverino, cioè, come capisce il nome della serie Mi suicido da solo? No, poverino. No, no, no. Scherzando, benissimo. Allora, l'ho voluto scrivere il messaggio di Tina perché c'è così tanta dolcezza in questo messaggio che mi sembrava brutto non scriverlo, anzi, poco cane. Eccolo. Eccolo. C'è tantissima dolcezza. Quando penso a mio figlio Alessio, ci sono giorni che sono consapevole che lui sta bene, Sì. ma altri giorni che cado in una tristezza che la porto con me un'intera giornata. Sì. Mi manca tantissimo lui e la mia vita. Se posso, lo saluto con tantissimo amore, l'unico amore puro tra mamma e figlio. E noi lo Bellissimo. abbracciamo con te. E noi lo Veramente abbracciamo bello. con te. Allora, guarda, ti do una bella domandina. Aspetta Ciao, che non Giusy. vedo. Giusy, ma dove l'avete il nome? È sotto, c'è scritto. Hai sotto? Ragazzi, non ce la posso fare. Allora, prima mi ha detto è all'inizio. Guarda, l'inizio non c'è, alla fine. A me capita di vedere persone appena mi addormento, in quel momento in Mamma. quale dimensione sono? Bella domanda, Giusy, bisogna capire che stadio come dire, di profondità sei. E a volte può capitare di vedere volti durante la fase di assopimento, quindi prima del sonno profondo. Bisogna capire in quale fase sei, se diciamo sei in una parte di sonno profondo dove il tuo corpo astrale si è già staccato dal corpo fisico e quindi di conseguenza vede, ha la possibilità di vedere quelle che possono essere delle altre entità lì vicino, oppure ad esempio può essere che sei in una fase di assopimento, quindi di espansione di coscienza in quel momento e quindi come dire, in un certo senso vai a vedere attraverso quello che è il terzo occhio, ciò che ti succede attorno, dipende da qual è lo stato di profondità, ecco. Questo lo devo mettere? In che senso? Ce l'ha! Direi che ce la firma, ce la firma. Sì, è di Angela però. Dai. Perché ci siamo trovati sto in che senso? Fantastico. Stiamo ridendo su una pronuncia di un nostro amico che quando dice in che senso, dice in che senso. E da lì Perché è di Trento?
che è di Trento, non facciamo nome, l'abbiamo salutato prima. Chi è? Boh. Non mi ricordo se comincia col Gian. È Pio. Oh. Allora, adoro questo messaggio, Claudia. Brava, brava, brava. Vero, Parli di verissimo. disciplina, bravissima. La disciplina, ma in tutte, poi, in realtà sono tutte discipline, come anche il Reiki, ci vuole disciplina. Se uno non Assolutamente studia, sì. Qualsiasi la media entrata. tipologia di percorso spirituale in realtà prevede una forte disciplina, ma disciplina poi alla fine non significa, come dire, regole rigide, ferree o cose di Insomma. questo tipo, però significa proprio un sentirselo dentro, quindi un essere, un qualcosa che non è, come dire, una forzatura che noi facciamo nei confronti di noi stessi, quanto proprio un scoprire che in realtà c'è un nostro modo di essere che è serio, ecco, serio ma non serioso, ecco, nei confronti ad esempio di quello che è il percorso che noi decidiamo di intraprendere. Quindi ecco la disciplina, e lo vedo molto da questo punto di vista, un qualcosa che è una regola, ma non è un qualcosa che ci deve forzare nel fare una determinata cosa. Io sulla parola disciplina aggiungo che la disciplina è fondamentale, fondamentale come scrivi tu, fa parte dello studio. Senza disciplina non si va da nessuna parte, non si può pensare di essere connessi al mondo spirituale 24 ore al giorno. Quindi la disciplina è fondamentale. Fondamentale i concetti che ci porta la disciplina, quindi uno a caso il rispetto, perché occorre rispettare le persone che si ha di fronte, ma occorre anche rispettare il mondo spirituale. Non è che, come dire, possiamo permetterci di dire quello che vogliamo, non è corretto. Quindi la disciplina diventa uno stile di vita per chi fa questo. Lo avrà nella propria vita e lo avrà quando lavora. Perché diversamente, penso che studiando diventiamo ciò che studiamo, se lo studiamo in una modalità concreta, e quindi poi la disciplina diventa parte di noi stessi. Allora, Anna. Sì, Praticamente stai girando in tondo. Presente, giro, giro, tondo. Sì, se siamo ancora alla reincarnazione, mi sa che comincio a capire il perché della confusione. Adesso capisco. Devi partire, parti da te e parti dall'anima. Oh. Comincia a capire quello, poi andando avanti capisci anche della reincarnazione, perché se no parti già a tre quarti di strada. E quello prima? Mamma mia. Rina che fa ciao. Ciao Dino. Vediamo. Ma chi è? Ah, Giussi, però non mi ricordo perché ha scritto sta cosa. Perché ha scritto sta cosa? Ah, Dimmi. ok, per le persone che vedeva davanti quando si addormentava, ok? Beh, ma le visualizza. A te capita di vedere persone appena ti addormenti. E poi dici, ma cosa devo fare perché mi spavento e mi sveglio? Ok. Guarda, il mondo spirituale ha parecchio rispetto. È vero che tu sei nei sogni, ma chiedi che venga rispettato il tuo tempo, perché non sei pronta, perché non ti appartiene questa cosa, per tutti i mille perché che vuoi, chiedi che possano non presentarsi fino a che non sarai pronta. Vedrai che piano piano questa cosa non ce l'hai, perché anche persone che hanno predisposizioni, ad esempio, e che ne hanno paura, quando chiedono, poi non vedono più. O non sentono più. Non sentono più, in base a quello che è ciò
sostanzialmente può spaventarli, però il mondo spirituale è molto attento sotto questo aspetto. È vero che lei parla di sogno ed è anche vero che spesso e volentieri si fanno degli incontri in sogno. Ma se lo chiedi, prima di addormentarti, magari fai quello che è una preghiera. Una preghiera è qualcosa che viene da noi ed è un qualcosa che nasce dal cuore, secondo me. La preghiera è sempre un filo d'amore. Visualizza della luce, che sia una tua protezione. E chiedi che venga rispettato questo tuo momento, questo tuo tempo dove anziché provarne gioia, la cosa ti fa paura. Poi magari nel tempo capirai che non è niente da aver paura e che vengono solo per farti capire che ti sono vicini e che ti sostengono nella vita. Perché comunque dovremmo dire anche quello, no? Quindi stiamo parlando della conoscenza di noi stessi, come i percorsi, perché tante persone si avvicinano a quello che è un percorso, nasce la confusione, non capiscono più cosa devono fare, saltano come i grilli, vanno di qua, vanno di là. E in realtà dobbiamo sempre partire da noi stessi. Quindi partiamo da noi, partendo da noi, piano piano, Mirella Greco. A me piace recitare il Salmo 91 per la protezione divina. Sì, però magari lei, Giusy, non ce l'ha. Comunque, ogni cosa fatta col cuore, visualizzando luce ci crea una protezione. Sì, tante volte anche noi la identifichiamo come preghiera, però si tratta proprio di una, anche solamente di un'affermazione o di una richiesta che ci venga spontanea dal cuore, assume le caratteristiche di una preghiera che in realtà stiamo facendo, quindi di per sé significa, come dire, sempre con tutto l'amore del mondo, perché quando arrivano dall'altro arrivano veramente proprio con un'intenzione molto benevola nei nostri confronti, anche solamente il fatto di farci capire che ci sono, quindi che c'è la loro presenza. Però sono anche molto rispettosi nei nostri confronti, in qualsiasi situazione. Quindi è anche vero che il porsi nel giusto modo, prima si parlava di disciplina, ma si parlava di disciplina anche in questo senso, è proprio un fondamento principale il rispetto reciproco anche in termini di tempi, e quindi ci sta il fatto di avvicinarsi e porre una considerazione di questo tipo. È normale. Stavo anche pensando che se tu sogni i volti, vuol dire che hai comunque delle predisposizioni, quindi c'è il perché loro comunque arrivano. Sicuramente facendo questa cosa vedrai che non avrai più questo problema. E quindi per adesso non abbiamo più domande. Cos'è per te la disciplina? Disciplina, allora, partiamo dal presupposto che io con le regole, come dire, ho sempre avuto un brutto rapporto, però è sempre identificato inizialmente il termine disciplina come se fosse per me una regola. In realtà poi con l'andare del tempo ho capito che in realtà non è una regola, si tratta veramente di un... Per me oggi io la identifico come un modo di essere. Penso che la disciplina sia un modo di essere, un modo di comportarsi, un qualcosa che non va molto distante rispetto a quelle che possono essere delle regole molto semplici, base del nostro quotidiano, del rispetto, ad esempio, reciproco, del modo di porsi. Ecco, la disciplina per me fa parte proprio di questo. È un qualcosa che mi appartiene, ma perché mi appartiene come mio modo di essere. Penso che quella possa essere una forte disciplina. Perché in un certo senso, come dire, divento consapevole di quello che sono e di quello che vorrei. Io cerco di far capire alle persone il mio modo di essere, che è la mia disciplina. Questa disciplina la porto un po' anche in tutto quello che faccio. Quindi, il mio modo di comportarmi e di pormi, ad esempio, in questa serata, in questa diretta, non è diverso dal mio modo di pormi in un altro contesto rispetto alla vita che vivo tutti i giorni.
Ma è normale perché sono così, sono senza filtri, quindi parliamo di umiltà e comunque possiamo far rientrare l'umiltà come caratteristica di una disciplina? Assolutamente sì. E penso che questa cosa ci accompagni, penso che questa cosa possa essere la nostra disciplina. Ecco. Però sono aspetti che ho imparato con l'andare del tempo. All'inizio vedevo la disciplina come qualcosa di rigido, no? Di un binario entro la quale dovevo stare assolutamente perché è una regola ed è così che si fa. Però prima devo capire il perché è così che si fa. Penso che certe volte delle cose ci vengano imposte, ma ci vengono imposte, ma non capiamo il perché. Ecco, il capire il perché penso che sia quella curiosità, e la curiosità penso che sia la benzina per riuscire a intraprendere qualsiasi genere di percorso. Quindi capire il perché delle cose è quello che ci porta poi ad approfondire. Ecco, allora in quel momento per me, come dicevo prima, la conoscenza senza la sperimentazione non è verità, e quindi di conseguenza rimane solamente una mera conoscenza. Abbiamo bisogno della sperimentazione, abbiamo bisogno del capire, abbiamo bisogno di entrarci dentro, di sporcarci anche le mani se vogliamo. Ma è uno sporcarci le mani rispetto a quello che è il nostro vissuto, no? Rispetto a quello che è il nostro percorso, rispetto anche a quello che siamo noi, perché effettivamente per entrare, per conoscere veramente noi stessi, il conosci te stesso, come dicevo anche ieri sera, fuori al Tempio dei Delfi, al Tempio di Apollo dei Delfi, il conosci te stesso riguarda proprio l'entrare dentro in noi, accettarci, capirci. Entrare dentro certe dinamiche, sporcarci le mani se necessario, perché abbiamo delle parti, è vero, di luce, ma abbiamo anche delle parti di buio all'interno di noi. Siamo fatti di chiaroscuri e siamo belli anche per questo. E quindi nelle nostre parti scure ci si sporca le mani. Però bisogna avere il coraggio di andarci dentro, bisogna avere il coraggio di sperimentare ed entrare lì dentro. Poi dopo si capiscono tante cose. Ponendoci altre domande, come diceva prima, una ragazza che avevo visto il commento che l'abbiamo letto. È vero che a volte apri una Porta e porta, portone. esatto, porta e portone, e quello è la Lei meraviglia di un parlava di percorso. studio parlava di studio e disciplina, tra l'altro. Sì, che è Claudia. Claudia Mele. Ti ho detto brava, 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 brava. Disciplina e studio, assolutamente sì. Perché comunque vanno di pari passo, non ce n'è. Poi, chiaro, ognuno sceglie sempre per sé, non è che ognuno di noi comincia quelli che sono i propri percorsi in base a ciò che sente in quel momento. E ciò che chiaramente poi noi sentiamo è quando effettivamente ci accostiamo al mondo spirituale per lavorare con loro, no? È proprio un, come dire, un riconoscerlo. Io pongo sempre a riferimento a quello che è stata la mia di esperienza, no? Prima parlavo con Sara, ad esempio, del discorso che ho avuto nella fase adolescenziale dove volevo riempirmi di queste informazioni perché sentivo la necessità di conoscere, ma poi alla fine non sapevo quale fosse l'obiettivo, il fine ultimo di quello che era un percorso, no? Però è anche vero che se oggi, ad esempio, con la coscienza che ho oggi, quindi mi giro indietro e capisco un attimo il percorso che ho fatto. Posso dire che ho fatto un percorso perché rispetto ai passi che ho mosso, seppur inconsapevolmente, seppur inconsciamente, seppur forse innervosendomi anche con me stesso, perché poi alla fine quando succede questo ti innervosisci anche con te stesso e dici: ma perché? Chi è che me l'ha fatto fare di perdere tempo a conoscere tutto questo? E oggi però dico grazie perché su certe situazioni, ad esempio, mi dà la possibilità di ampliare ancora di più quella che può essere, non so, una determinata ricerca rispetto a cose che accadono o che mi accadono oggi. Però è magnifico, perché poi ti guardi indietro e dici: ho fatto una serie di cose senza saperne il motivo, però i passi che ho mosso mi sono serviti e mi servono per la vita di domani. Quindi è qualcosa che in realtà prosegue. Magari oggi non ne posso avere una certezza, non ne posso avere una coscienza, una piena coscienza di questa cosa, però effettivamente capisco che già da là si stava muovendo una situazione e questa situazione è qualcosa di interminabile e quindi la lasciamo scorrere per quello che è e va bene così. Vero.
Vero. Stavo leggendo anche questo messaggio di Ania, bello, bello. L'unico contatto con l'oltre di cui sono consapevole è stata quando una sera a letto, dopo un pianto disperato, ho aperto gli occhi perché ho sentito il mio papà che mi ha chiamata per nome. Come dire, su con la vita, mi sono sentita molto amata e non ho più pianto con quella intensità. Veramente bello, Ani. Stupendo. Bello sto messaggio. Allora, Elena, l'abbiamo spiegato fino adesso. Allora, c'è chi insegna e quindi ti spiega effettivamente da che parte si comincia. C'è chi legge dei libri, si fa un'idea, però un riscontro, una possibilità di confronto, occorre sempre. Io posso Credo confermarlo anche per quella che è stata la mia esperienza. cioè, perché uno può avere delle doti meravigliose, però poi deve avere qualcuno che lo guida, che per assurdo possa essere un passo più avanti, perché poi lì prende la forza di se stesso. Dipende dal percorso di medianità, tu cosa intendi, se intendi un corso, una scuola, un leggere dei libri. Io tanti anni fa sono partita e sono andata all'estero, mi sono formata. Pensavo di andare a tornare, ci ho messo solo 25 anni, però fa niente. A proposito di portoni, cioè, però, Però è molto rappresentativo, sì, la no, porta del cioè, portone è infatti rappresentativa. quando ho letto il portone mi è venuta in mente la mia strada, dicevo, ogni volta pensavo di essere in cima, poi mi rendevo conto che invece ero un quarto, che la cima era ancora più alta, vabbè, ancora oggi le cime sono alte. Questo per far capire che non finiamo mai. E poi dipende comunque da ognuno di noi, ma io sono una curiosa seriale, quindi c'è mica tanto da fare. E dipende cosa intendi per cominciare un percorso di medianità. Allora, se vuoi cominciare quello che è una formazione, devi fidarti a qualcuno che ne sa però. Oppure tanti prendono dei libri, cominciano a, come dire, a formarsi, ma poi comunque devi fare dei corsi. Perché hai bisogno di essere in una classe, hai bisogno di essere guidata, hai bisogno di poterti esercitare, hai bisogno di poter chiedere a qualcuno le tue difficoltà, hai bisogno di capire come sviluppare ciò che hai. Risposto bene? Giusto, giusto. No, mi viene da sorridere perché poi penso sempre a quello che è stato diciamo come dire, la mia situazione. Io ho scoperto che la medianità poteva essere un mio percorso solamente quando ho conosciuto te, quindi di conseguenza in realtà fino a prima ho sempre fatto delle cose che non sapevo come facevo a farle, quindi un qualcosa che mi veniva naturale, qualcosa che in realtà per Certo, ma me era spontaneo. certo. Poi piano piano invece ho capito che quello effettivamente poteva essere il mio percorso, però c'è anche da dire che dall'oltre si sono impegnati bene perché Anch'io, già dalla parte dell'infanzia, eccetera, ha cercato di farmelo capire in tutti i modi, mettendomi 700 cartelli magari, anch'io. cercando di Esatto, farmi poi fare strade, però vabbè. sai quei progetti della serie, poi un giorno ci rincontreremo là, Sì. casualmente. No, però secondo me è importante, nel senso, ci sono persone che hanno veramente predisposizioni meravigliose. E un conto è padroneggiarle, un conto è. Sono due cose veramente diverse, secondo me. Io credo che una guida occorra sempre, ma è un mio pensiero, è Questo è proprio un vero. mio pensiero, Io perché sto sempre sul concetto del vero che poi uno dice, c'è chi dice, ma i doni non si toccano, sì, vabbè, però se tu hai un 500, sai,
un Fiat 500, ma non quelle vecchie, quelle piccoline. È inutile che poi alla fine hai un Ferrari, ma se trovi qualcuno che ti fa capire che hai un Ferrari, insomma, quando cominci ad andare quei viaggi, no? Io l'ho Certo. sempre vista così, ma perché io mi rendo conto che a un certo punto della mia vita ho sentito la necessità di avere qualcuno che veramente... il mio problema erano i messaggi. Ed effettivamente il messaggio è la parte fondamentale, cioè le evidenze certo servono per far capire, però il messaggio, cioè, cos'è che vuole dire? E io quel problema lì ce l'avevo e mi sono resa conto che avevo bisogno di avere un riscontro di qualcun altro, ma che però ne sapesse, ne capisse, non uno che poteva dirmi sì, vabbè. Avevo veramente bisogno di qualcuno di peso ed effettivamente so cosa sono i messaggi, so l'importanza, ma fino a prima io li facevo i contatti, però quando arrivavamo al messaggio partiva il dilemma. Quindi credo che le persone abbiano bisogno a un certo punto di essere accompagnate, ma non perché... chi ha un dono per forza di cose debba, ma perché il mondo spirituale deve sottostare a chi in quel momento comunica, e quindi se chi comunica ha una mente chiusa, poca conoscenza, purtroppo il mondo spirituale dovrà sottostare, le informazioni arriveranno incomplete, inadeguate, quindi anche questa è una responsabilità che noi abbiamo verso chi comunica. Non tutti i contatti sono fantasticamente meravigliosi, l'ho sempre detto, dipende da mille aspetti, però noi dobbiamo sempre dare il meglio del meglio. Poi non possiamo pretendere che ci diano le informazioni che vorremmo, se no sarebbe come parlare, ma non è così. Però dovremmo fare tutto il possibile per capire ciò che dicono, che è la parte base. Sostanzialmente è la parte più importante, cosa vuole dire un'anima? E quindi credo che le persone alla fine debbano comunque avere un maestro che possa aiutarli a sfruttare appieno ciò che hanno. C'è una bella domanda per te, così adesso parlo Ma di te. Il cosa mi nome sapete non dire c'è. riguardo dei profumi o odori dell'aldilà? Claudia. Claudia, No, sbagliato, mica no? vero. Oh, Giulietta, chiedo perdono. Riesco a sbagliare anche a leggere i nomi, no. Profumi e odori dall'aldilà. Allora, quando arrivano e quando si riescono a percepire, ovviamente si tratta proprio di una nostra percezione, quindi capacità di poterli percepire. Sì, attraverso il nostro olfatto fisico, però in realtà proprio a livello di percezione. Ci sono dei profumi, l'odore di fiori è molto particolare, l'odore di incenso, è un qualcosa che il più delle volte identifica chi ci è vicino dall'oltre, identifica una presenza ovviamente di qualcuno dall'oltre. È proprio un modo per richiamare quella che è anche la nostra attenzione, per farci capire che sono lì, per farci capire che c'è una vicinanza e c'è un accompagnamento continuo e costante. Tra l'altro, il riuscire a percepire dei profumi è una parte della medianità importante, perché spesso e volentieri chi è nell'oltre lo dà effettivamente come evidenza. Quindi ci sono volte persone che usano profumi particolari, loro stessi che hanno un profumo della pelle particolare O anche un profumo, un odore che avevano a casa, ad esempio. Sì, anche, sai quando ci sono quei fiori piccolini bianchi che hanno quel profumo così intenso, cos'è il gelsomino? Gelsomino, E mi gelsomino. ricordo che con una signora dissi, cioè, io non li conosco, gli ho detto, però c'è questo profumo, mi fa vedere i fiorellini piccolini bianchi, lei fuori c'aveva tutta una pianta che piaceva molto a questa persona che era al di là, io sentivo questo profumo e vedevo i fiorellini. È una parte molto importante nella medianità. Il profumo, perché spesso è un'evidenza particolare.
Ti racconto un episodio che era capitato a me, e questa cosa me la ricordo, anche perché è successo prima del contatto di per sé, e quindi ho iniziato a sentire questo odore da dolce. E quindi ho iniziato a girare per tutta la casa per cercare di capire se magari fosse mia moglie che stesse mettendo su una torta. Ho chiesto: ma stai mettendo su una torta? Ma Goloso. no! E infatti, non lo so, ma sentivo proprio questo odore forte da dolce. Ho iniziato ad aprire le finestre, a non usare fuori, ma non c'era nessuno, cioè non c'era odore da dolce. Lo sentivo in casa, lo sentivo nell'aria. Era un qualcosa che poi dopo apparteneva a un contatto dopo. Però mi ha fatto sorridere perché io ho girato per tutta la casa per capire se magari ci fosse qualche torta nel forno. Però, perché Sappi che fa una sorpresa. era fortissimo, però è stato veramente bello. È stato veramente bello perché proprio ti danno la possibilità di potersi identificare con tutto, Sì, con sì, tutti i modi, dalle sì, sì. E emozioni agli odori, ai profumi, sapore in bocca? ai sapori in Wow. bocca. Quando a volte fanno capire di pietanze che amavano mangiare, ecco, la cosa più assurda per me è quando arriva la carne, che io, animalista vegetariana, impossibile, quando sento e capisco che ha a che fare con gli arrosti e proprio il sapore. Sono delle è un qualcosa di molto molto importante comunque. I profumi, i sapori, e fanno parte tutti delle percezioni della medianità. Adesso stavo schiacciando la domanda sul cellulare anziché sul computer. Ma non funziona. No, non ce lo posso fare. Non ce lo posso fare tutto col dito. Allora, Io so, vai tu. Elena. Elena. Beh, viaggio strano li facciamo spontaneamente. Come posso fare per ricordare? So che ci sono delle tecniche per poterli ricordare. In questo momento non me le ricordo, aspetta. Ci sono delle tecniche per ricordare i sogni. Allora, io ne conosco un paio che riguardano, però è più dal punto di vista dei minerali che possono aiutare, ad esempio, a ricordare sogni come la pietra di luna e anche l'utilizzo, ad esempio, che è quello che consiglio sempre io, anche se non si ricorda di per sé il vero e proprio sogno, però alla mattina rimane dentro di noi un'emozione. Questo aiuta anche poi alla fine nell'ascolto di noi stessi, perché l'emozione che noi abbiamo alla mattina al nostro risveglio o la sensazione che noi abbiamo alla mattina al nostro risveglio riguarda anche quello che può essere il sogno che abbiamo fatto durante la notte. Quindi tenersi quello che può essere un taccuino vicino al comodino, qualcosa che intanto aiuta, perché segnarsi l'emozione è quello che conta più di tutto, perché è quello che proprio ci dà il là per riuscire a ricollegarsi a quello che è il sogno. Tante volte può succedere che dall'emozione poi ricordiamo il sogno, però dobbiamo metterci in ascolto, perché la prima cosa che noi facciamo poi è catapultarci rispetto alle cose che dobbiamo fare, quindi la colazione, tutto ciò che riguarda la routine. E quindi tendiamo a disperdere questa parte qua. Allora, è un modo di entrare nella consapevolezza nel sogno. Quindi c'era una dinamica dove prima di andare a letto, non me la ricordo bene questa cosa. No, Si ripeteva una frase, mi sembra che fosse una cosa no, del genere, no? no, entri veramente nella consapevolezza del sogno, nel senso che tu vai a lavorare mentalmente su quello che è uno stato di percezione. Quando effettivamente entri non me la ricordo, aspetta un attimo. Tu parla intanto che vado, racconta qualcosa che devo andare a ricordarmi com'è. No, comunque ecco, ritorno sul discorso ad esempio del taccuino vicino a comodino che lo dico sempre e anzi lo consiglio perché tante volte tendiamo a trascurare quello che è la nostra parte onirica, però nella nostra parte onirica il nostro inconscio lavora e ci dà la possibilità di accedere ad una, come dire, ad una conoscenza di noi che rimane celata. Perché il nostro inconscio in realtà, come dire, continua a buttarci su attraverso i sogni,
dei messaggi, magari anche delle esigenze rispetto a quello che è la nostra anima, però l'inconscio fa sempre parte della nostra coscienza, è quella parte di coscienza che noi non conosciamo. Quindi quando non conosciamo questa parte di coscienza, cerca di comunicare perché fa parte di quella che alla fine è la nostra anima. Quindi a volte le esigenze sono degli specchi della nostra anima che tendono a salire durante la fase onirica. È un modo di comunicare. Allora, la sera prima di andare a letto c'è proprio un senso di consapevolezza dove a livello di percezione si entra nella convinzione del potersi ricordare i sogni e si diventa consapevoli mentre si sogna. C'è una preparazione prima di addormentarsi, dato da un senso di consapevolezza dove noi prima di addormentarci sappiamo che entro breve cominceremo a sognare e ha a che fare tanto con la consapevolezza del sogno. Quindi è una preparazione, è come dire io parto e vengo da te, Noah, d'accordo? Mica vero? Vado a letto dopo. Io parto e vengo da te e quindi ho la consapevolezza di ciò che farò, del viaggio che farò. Questa è una consapevolezza che tu hai quando vai a letto, dove prendi la consapevolezza dello stato che vai a toccare quando dormi, cercando di entrare nel sogno per ricordarlo. L'ho letto da qualche parte, ma non l'ho mai sperimentato. L'ho letto un po' di tempo fa, mi aveva colpito questa cosa qua, perché anch'io che non ricordo i sogni. Ogni tanto vorrei ricordarli, ma figurati, non ricordo le cose di giorno, figurati quelle della notte. Impossibile. Allora, lei è Rosy. Ciao Rosy, un Ciao Rosy, io abbraccio. non ho Rosy, mezzo dovevo fa. vederla quando poi mi si è rotta l'auto. Boh, non l'ho vista. Un anno e mezzo fa, alle 2 di notte, sveglia, sveglissima in camera mia, seduta sul letto, mi era apparsa una donna con i capelli lunghi, scuri e una veste bianca. Mi ha sorriso, poi dopo 2 secondi è andata via. Io ho percepito era una persona venuta dall'oltre. È possibile questo? Sì, è possibile. È possibilissimo. Assolutamente. Anzi, molto bello, perché quando accadono queste cose lasciano veramente un segno profondo dentro di noi. Soprattutto degli accadimenti, degli avvenimenti che ci fanno sentire innanzitutto meno soli e poi, come dire, ci fanno porre delle domande. Perché alla fine quando succede questo è un po' anche tante apparizioni, anche fisiche, che a volte accadono, spontanee, intendo quella parte spontanea, se non ci fossero non farebbero porre una domanda alle persone dell'esistenza dell'oltre, della continuità della vita dopo la morte fisica. E sono proprio delle dinamiche che accadono a volte anche solamente per farsi porre una domanda e un orientarci riguardo questo percorso. Allora, scusami, sono aggozzata con la saliva. Daniela, studio l'ho capito, ma la disciplina è intesa come? La disciplina è il percorso. La disciplina vuol dire che è come base. La prima cosa che viene insegnata è il rispetto per quello che è qualcosa che si manifesta, qualcosa inteso come tutte le percezioni che abbiamo, che si manifestano a fronte di quello che è un impegno. Ogni cosa che facciamo nella vita ha una disciplina. Lo studio dell'oltre ha una disciplina. Ci sono delle basi di rispetto, di umiltà, di impegno che vengono richieste da nessuno, ma che servono per far sì che gli studi che andiamo a fare possano dare dei risultati. Poi possiamo garantire che tutti possano diventare medium? No, no, perché è un percorso nostro. Se una persona studia e vuole diventare un ingegnere, o un medico o un avvocato, dipenderà da come studierà.
dipenderà da quanto si impegnerà, dipenderà da quanto gli interesserà e in base all'impegno che darà avrà dei risultati. Io a volte me lo chiedo, dico, ma nella vita le persone che vogliono fare una professione devono studiare. Anche qua si vede la differenza, no? Vediamo degli avvocati che sono più in gamba di altri, dei medici che a volte sono dei luminari, a volte mica troppo. Vediamo tante differenze, però per forza di cose hanno dovuto fare un percorso. Comunicare con l'oltre, proviamo però a analizzare bene la cosa. Comunico con qualcuno che fisicamente non c'è. Non mi sembra una cosa proprio così all'acqua di rose, tipo faccio il caffè o imparo a fare il pane. Richiederà un impegno, una dedizione, un rispetto, un credo, un affidarsi. E ancora prima di questo, quanto credo in me? Vi ricordate ciò che ho detto prima? Ma quanto mi voglio bene? Subito dopo il quanto mi voglio bene c'è quanto credo in me. Perché se non credo in me, non posso credere neanche negli altri. Manca un pezzo, quindi la disciplina è tutto questo. La disciplina è mettere quello che è ordine nella confusione che viviamo nella vita quotidiana, capire chi siamo, dare delle priorità, seguire un percorso, amarlo e alla fine. Quando abbiamo capito chi siamo, comunicare e comunicare con chi abbiamo amato. Che comunicare può anche solo voler dire percepirli. Però ogni volta è un miracolo, non è una cosa scontata, non è una cosa che né io né Noa né tutte le persone che fanno questo possiamo fare a comando. Quindi questa è la disciplina. Ciao Cristina, hai scritto sopra Edel, questa volta te lo dico. Ultimamente continuo a trovare piume bianche ovunque vado, io felicissima. E poi arrivano gli altri a farmi sentire matta perché mi dicono che è normale, sono gli uccellini che perdono le piume, che non devo pensare agli angeli. Beh, tante volte le piume, anche senza andare sugli angeli, sono manifestazioni dell'oltre, dipende sempre da che contesto. Tante volte. Ne parlavamo prima, è proprio una questione di sensazione, no? Quando la vediamo, se ci dà la sensazione fuori da ogni nostro pensiero, quindi gioco della mente, ecco, però ci dà la sensazione di aver qualcuno vicino, perché molto probabilmente quello è un richiamo della nostra attenzione. Ecco. Bisogna sempre ovviamente valutare il contesto, il dove le troviamo, il che cosa ci possano significare in quel momento e capire che magari non arrivano mai a caso. Infatti, chiaramente quando ci sono le piume, ragazzi, escludete qualsiasi fattore. Io lo dico sempre, ci rido quando lo racconto. Mi capitò, tornavo da un convegno, era inverno, avevo questo piumino che avevo comprato che perdeva piume a più non posso. E chi mi conosce sa che io spesso e volentieri sono completamente vestita di nero. Andando nel bagno di questo aeroporto, perché comunque dovevo aspettare l'aereo, togliendomi questo piumino, avevo il maglione pieno di piume e cominciai, mentre camminavo, a buttarle per terra. E c'era lì un gruppo di persone che comunque aveva partecipato al convegno e quando io sono tornata, si sono incamminate a loro volta verso il bagno, tornando. Continuavano a dire che insomma il mondo spirituale aveva dato loro quello che erano delle evidenze, però il problema era che intanto io avevo il piumino con le piume che saltavano fuori ogni volta che mi muovevo e in realtà ero stata io che me le ero tolte dal maglione, ero piena, sembravo un'oca, avevo le piume ovunque e in quel momento lì ho avuto l'imbarazzo del. Ho avuto l'imbarazzo che capissero che
me le ero tolte io, perché veramente dalle cuciture continuavano a... Però dobbiamo sempre escludere quelle che possono essere... È vero che adesso non usiamo i piumini perché fa un caldo assurdo, però tante volte dobbiamo sempre escludere anche altri fattori che possano dare invece un... come dire, un esito diverso, però le piume spesso e volentieri, come dice Noah, sono un segno. Aspetta che devo tornare su perché sto andando su e giù perché sono le 11 passate. Allora, Oriana. Nel 2014 ho avuto una premonizione riguardo alla perdita di mia mamma, che sarebbe avvenuta 6 mesi dopo. Ho avuto tante sensazioni che ho anche assecondato. Grazie a una di queste sono andato a trovare mia mamma il giorno prima che se ne andasse all'improvviso. Veramente lassù qualcuno mi ha guidata. Grazie. Questa Direi di sì. nostra percezione che sentiamo. Abbiamo delle connessioni così forti l'un con l'altro che anche chi non ha percezioni, che le conosce, avvertiamo quando capita qualcosa, lo avvertiamo proprio. Quindi tante volte ecco che andiamo a trovare magari una persona, un nostro caro o che non vediamo e poi capita qualcosa. Fa parte anche quello di percezioni che abbiamo. Siamo veramente connessi l'un con l'altro, sia mentre siamo nella vita fisica, sia mentre le persone alla quale vogliamo bene ci hanno anticipato e sono già nell'oltre. Dunque, Carolina, da soli non si arriva a niente, vero? Sì, avevo letto un altro che mi sa che l'ho scavalcato. No, è qua. Claudia, una persona Giusto. che ti guida non ti dice che non sei pronta. Sai perché? Perché è una tua decisione iniziare un percorso. Nessuno di noi può dire a un altro tu Sei sì pronto e oppure no. no? Basta, queste cose basta. Nessuno ve lo può dire e nessuno può convincervi. Deve essere un qualcosa che sentite dentro di voi, che è un qualcosa che veramente vi spinge a voler capire, ma non c'è qualcuno che può dire sei pronta o non sei pronta. Non ci giudicano di là, figuratevi se possiamo giudicarci di qua. Sì, Fa sempre parte del rispetto di quello che dicevamo prima della disciplina. ma no, ma anche perché poi puoi dire a una persona che è pronta, ma se poi non se la sente, cioè da che pulpito può una persona dire sei pronta, non sei pronta o no? Una persona che ti guida, E poi punto. teniamo sempre presente che il Mamma bisogno e il sentire lo sentiamo noi, l'essere pronti rispetto a che cosa? È mia. qualcosa No. che principalmente è la domanda che bisogna iniziare a porsi. Perché Cioè, a me non. dovessero dire sei pronta, non sei pronta, è stato quando, come quando te l'avevo raccontato, volevano farmi fare questi test. Abbi pazienza, ma mi devo far giudicare ancora la mia veneranda età, dopo che sono in giro, mi conoscono perfino le formiche ormai, sentirmi dire se sono o non sono, io sono quello che sono, punto. So che ho studiato, questo lo so, dopo che sono o non sono, quello che faccio lo faccio col cuore, altro punto. Però non c'è, io non riesco, è come quando a me chiedono che predisposizioni ho. Ti posso dire sì, le hai, però poi io aggiungo sempre perché ti metti nelle mani di qualcuno? Cioè, ognuno di noi deve essere libero di se stesso, non può mettersi nelle mani di un altro, perché tante persone non stanno a guardare veramente se hai predisposizione o non predisposizione, ti dicono sì, le hai, così intanto vai e fai i corsi. Una persona deve sentire dentro di sé quello che è un interesse, poi che diventerà un medium, che diventerà un sensitivo, che non diventerà niente, che diventerà chissà cosa, è un percorso suo. Mi viene da sorridere perché è un po' un chiudere in cerchio con quello che era il tema della serata, che sostanzialmente è conoscere se stessi. Quindi Bravo. conoscere se stessi proprio, come dire, corona questa situazione. Il non mettersi in mano agli altri significa avere la percezione di se stessi e capire noi stessi dove siamo, come ci muoviamo e di conseguenza il non
come dire, il porsi in un modo sincero con se stessi e non lasciarsi, come dire, cannibalizzare, perché poi fondamentalmente tante volte succede che ci troviamo in posizioni di questo tipo dove subiamo quello che può essere un'imposizione da parte di qualcuno, ma anche involontariamente, per l'amor di Dio, non è assolutamente vero Sì, detto. chiaro, però. Però la dinamica che succede, e quindi di conseguenza avere una conoscenza di se stessi significa anche capire dove stanno dei confini, dove stanno dei limiti, dove sta un limite di quello che è un rispetto Certo, reciproco. ma le persone dovrebbero essere anche oneste e spiegarlo e dire: guarda, è una cosa che devi sentire tu, è una cosa che effettivamente ti fa capire che hai bisogno di capire delle cose. E quella persona ha il compito di guidarti, non di dire te sì, te no, cioè, ma anche no, ma anche no. Claudia, no, per il sogno uso la selenite sotto il cuscino per dormire serenamente anche l'angelite. Io ho sentito della pietra di luna, non so perché molto probabilmente viene associata alla luna e quindi di conseguenza fa ricordare i sogni. Io premetto, conosco qualcosa dei minerali ma non l'ho mai utilizzata, perciò di conseguenza non saprei dirti. Però avevo letto questa cosa della pietra di luna. Allora, vediamo se ci sono delle domande e poi andiamo. Aspetta che vado, c'è il nome? No, grazie non è il nome. No, questa volta no, non ti dico che grazie il nome. Buonasera, ma le capacità che una persona ha in ambito della medianità sono il risultato di una ricerca che la persona ha fatto in vite precedenti o il dono ricevuto nella vita presente? Questa è una bellissima domanda, perché in realtà non ti saprei dire, nel senso che, ma proprio molto, molto tranquillamente, è che ok, vai tu? Vai tu, vai, Io. vai, No, vai. finisci il concetto, poi No, io. il concetto che io volevo esprimere è che se anche fosse o una cosa o un'altra, il concetto che io voglio cercare di esprimere è che dal momento in cui me ne rendo conto, entra in gioco tutto quello che è un discorso di riuscire a mettersi a servizio del mondo dello spirito, del mondo dell'oltre, ma anche delle persone che sono qui. Quindi il discorso del fatto che venga da una parte o venga dall'altra può essere che venga dalle nostre vite precedenti, così come può essere che sia una forma di sviluppo che io ho qua, ma la medianità di per sé è un dono che viene fatto dall'oltre, quindi dal mondo dello spirito nei nostri confronti. Quindi che sia di una vita precedente, che sia della vita presente, poco importa, è un dono magnifico, è un dono che ci accompagnerà e che deciderà di accompagnarci rispetto a quello che è il nostro percorso. Perciò veramente da questo punto di vista non ha importanza, ecco da dove possa arrivare. Posso? Vai. Allora, non è un dono ricevuto in una vita presente, è la conseguenza di stati di consapevolezza che cambiano di vita in vita. E raggiungerò una consapevolezza dove entrando in una vita successiva nascerò con quel grado di consapevolezza, non ricordando niente, quindi ogni vita che perpetuerò mi porterà sempre un granello in più, avvicinandomi sempre un passo di più come curiosità, come ricerca, come esploratore al mondo dell'oltre. Quindi è un percorso nostro fatto di consapevolezza di vita in vita. La consapevolezza fatta di vita in vita fa sì che noi entriamo nel campo della comunicazione con l'oltre. Perché? Perché man mano che cresciamo ci avviciniamo sempre di più a quello che è la vibrazione dell'oltre. Certo, non è che andiamo di là, quindi avremo la possibilità di avere una vibrazione più forte per comunicare con loro. Ed è un dono, lo chiamiamo dono. Ma è un qualcosa che appartiene all'anima come evoluzione dell'anima, quindi è la crescita dell'anima che avviene di vita in vita. E poi c'è questa che l'avevo scavalcata.
penso di aver risposto già con quello che ho detto adesso. Predisposizioni le hanno tutti perché siamo tutti anime, cioè quindi chi le ha più forti, chi le ha meno forti, in base al grado di consapevolezza che ognuno ha. Quindi non lo so, io posso essere nata in prima elementare, Noah può essere nato in quinta elementare, un altro è già all'università. Perché? Perché l'anima, ritornando, non è che ogni volta ricomincia da zero, mantiene quello stato acquisito, ma è chiaro che io che torno dentro un'esperienza non ricorderò niente, ma sarò stimolato verso un senso spirituale, meno attratto verso il piano fisico e quindi perpetuerò un senso di ricerca. Allora, medium è una parola che a me comincia a stare un po' stretta, onestamente, perché è sempre stata bistrattata in passato, adesso è diventata di una quotidianità pazzesca. I medium sono delle persone che hanno delle percezioni molto estese, che riescono ad avvertire e percepire il mondo spirituale. La base per poter percepire il mondo spirituale è fatta di percezione, si chiama medianità mentale. La medianità mentale si basa su quello che è lo sviluppo delle percezioni e dell'intuito che ogni persona ha. Cambierà il livello in base a uno stato di consapevolezza e di crescita dell'anima. Non c'è, come parli tu, un livello superiore, siamo anime in cammino. In tutte le fasi delle vite, delle varie vite che possiamo attraversare, ad ogni anima è dato quello che è il risveglio e quindi quello che sarà un percorso di evolutivo di consapevolezza barra conoscenza. Medium spesso e volentieri è visto come qualcuno di raggiungibile, una figura, e medium è una persona che ha uno stato di consapevolezza diverso rispetto ad un altro che si è guadagnato in altre vite, ma ognuno di noi avrà un suo momento dove a propria volta comincerà quello che è uno stadio di ricerca di conoscenza, perché ogni anima aspira a questo. Chiaramente abbiamo tutti fatto le fasi di attrazione verso la fisicità, quindi di unico interesse. Ma nelle varie vite continueremo a perpetuare quello che è un senso di ricerca che tra l'altro ci appartiene, perché la grande domanda è dove finiamo tutti quando lasciamo il corpo fisico, amiamo la materia. E quindi ognuno di noi prima o poi comincerà a diventare un ricercatore. Ognuno di noi è un ricercatore della propria verità. Ne parlavamo prima io e Noah, e giustamente condividevamo il pensiero del nessuno di noi ha in mano la verità, ognuno di noi si basa sul proprio stato di consapevolezza. Il giorno che andremo tutti di là, sorrideremo, diremo aveva ragione, aveva torto, e probabilmente ne rideremo tutti insieme. Però ecco, In un concetto molto allargato, ecco, mi viene da dire che il superiore o l'inferiore dipende tutto da che punto di vista uno lo osserva. Quindi, essendo concetti poi totalmente, come dire, puramente fisici, umani, non è affare della nostra anima, non ha quella sensibilità, non gli appartiene. E quindi il discorso dell'essere superiore o inferiore è un qualcosa che non ha senso su quello che è un discorso che dicevamo prima, in realtà di disciplina, che è un qualcosa che invece le appartiene, perché le caratteristiche, alcune caratteristiche nostre comportamentali, del nostro aspetto comportamentale, ricordiamoci che sono caratteristiche anche della nostra anima, che seppur un minimo comunque traspare. Io devo continuare a guardare sul telefono perché riesco a saltare le domande, ma perché le vedo qui, non le vedo là. Allora la leggo, perché sennò facciamo tardissimo.
Filippo Alessi, ciao ragazzi, volevo sapere se un'anima che sta facendo il suo percorso può essere disturbata con la metafonia o altro. No. Condivido il no No. e ti spiego anche perché. Perché quando vengono a comunicare, innanzitutto, vabbè, è perché hanno un permesso per poterlo fare e poi principalmente perché è una loro volontà di venirlo a fare. Quindi non possiamo dire di disturbare nessuno attraverso nessun sistema di, come dire, di comunicazione con l'oltre. È un qualcosa di volontario, un qualcosa che vengono a fare loro perché hanno piacere di venire a comunicare o perché hanno necessità di venire a comunicare rispetto a quello che può essere il messaggio che loro magari possono dare o anche semplicemente una comunicazione di vicinanza, ma lo fanno perché hanno un permesso e lo fanno perché hanno il piacere di poterlo fare. Quindi non andiamo a disturbare proprio nessuno. Esatto, io direi che possiamo andare in chiusura perché sono le 11:20 e grazie, no? Grazie a Grazie, è te, sempre bello stare insieme grazie, grazie a con tutti per le vostre domande che sono sempre magnifiche e a me fa sempre piacere poter rispondere, poter dare insomma, un piccolo contributo ecco, per quanto è la mia esperienza, per quanto è quello che ho potuto maturare fin qua. Noi ci vediamo a settembre. Mi mancherete. Non so mai cosa dire quando arrivano i martedì, però il pensiero che poi non ci sono, mi manca martedì, oddio. È l'attimo della lacrimuccia. No! Io continuo a fare le dirette, casomai ti invito qualche lunedì. Va bene, ci sto. Tanto comunque non vado in ferie perché ho sempre qualcosa da fare e non vado in ferie. Chissà che in questo tempo riesca a rispondere a tutte le persone che mi hanno scritto, che mi sopportano con una pazienza assurda. Ogni tanto ci riprovano, mi riscrivono, ma io sono in giro, mi dimentico le cose, troppo tanti. Però ci sono. Ci sono, approfitto di nuovo, visto che mi ha detto qualche volta mi invita volentieri, accetto, ci sono. Presa. E quindi mi vedrete qualche lunedì. Però poi io ritornerò a settembre invece con i miei martedì. Vi abbraccio tutti, tutti, tutti. Vi mando un baciotto. Quindi quando ci vediamo sarà nato l'Edelino. Anzi, no, quando nasce l'Edelino dobbiamo fare la puntata insieme al battesimo da Retelino su Bridge. Dobbiamo Assolutamente. farlo conoscere. Che dire, comunque ci sono sempre. Quindi non mi vedete su Bridge, ma poi ci sono. Un abbraccio a tutti, grazie Noa, Buona serata, tanti baci a grazie a tutti tutti, e grazie più che buona serata direi buonanotte. A presto, un a te. A abbraccio, presto. ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao.